Bene, amici di telefono.net, lo abbiamo qui nel nostro laboratorio di test, attesissimo Nokia N9. Ovviamente import perché in Italia non sarà commercializzato, versione black da 16 GB. Vediamo la confezione cosa comprende. Questo è un unboxing, poi faremo la prova completa più avanti. Istruzioni, guida rapida e manuale completo, vi consiglio di leggerle perché il telefono ha un sistema nuovo anche di interazioni. Custodia in silicone, carina. Poi c'è il cavo dati USB, micro USB, le cuffie auricolari, cuffie standard di buona fattura e un bellissimo caricabatterie. Guardate com'è piccolo questo caricabatterie con uscita USB. Ma vediamo il telefono, eccolo qui. Molto bella la parte superiore che con un click fa accedere alla micro USB, poi facendo uno slide su questa fessura si apre il vano per la micro SIM, un po' come su iPhone, sono gli unici due telefoni ad avere la micro SIM. Richiudiamo sia il vano micro SIM sia il vano micro USB. Qua in alto a sinistra c'è il jack da 3,5 per le cuffie, nel frattempo lo accendiamo. Come vedete qua in basso a sinistra LED di stato, si è acceso un attimo quando ho acceso il telefono, in basso a destra la cam anteriore. Davanti sensore di luminosità, di prossimità, dietro la cam Carl Zeiss con il doppio flash LED, ovviamente con autofocus. Lato destro pulsanti per il volume, pulsante sblocco telefono e accensione. Il lato sinistro è pulito, sotto l'altoparlante di sistema, sopra lo abbiamo visto prima. 116x61 per uno spessore che va dai 7,6 mm dei bordi ai 12,1 mm del centro. Peso 135 grammi, non è leggerissimo ma neanche molto pesante. Bellissimo il display perché ha il vetro curvo sui lati, è un Gorilla Glass. Ha una risoluzione di 480x854 pixel ed è un Super AMOLED da 3,9 pollici, quindi grande e soprattutto molto molto contrastato. Non so se riuscite a vedere, i neri sono davvero neri e anche i colori sono molto brillanti. Parliamo della tecnologia, ha una connettività Edge e HSPA, 14,4 in download e 5,7 megabit per secondo in upload. RAM 1 GB, memoria interna, la nostra unità come dicevo prima è da 16 GB. Wi-Fi, ottima impressione perché quando l'abbiamo acceso ci ha rilevato anche la rete a 5 GHz, vuol dire che non solo è BGN ma è anche dual band, quindi la 2,4 e la 5 GHz. Bluetooth 2.1 anche dati. Abbiamo l'accelerometro, la bussola del GPS, sensore di prossimità, luminosità e anche l'NFC per lo scambio dati di prossimità con altri telefoni o altre tag dotate di questa tecnologia. Sistema operativo ovviamente MIGO per Nokia, abbiamo la schermata delle notifiche, poi abbiamo la possibilità di vedere il multitasking, le applicazioni aperte e di tornare direttamente alla schermata principale. Per esempio se apro una schermata posso chiuderla, adesso in questo caso dobbiamo ancora impostarla, ma posso chiuderla slittando verso il basso. Qua la parte telefonica, ripetiamo, è un unboxing, l'abbiamo aperto e acceso insieme a voi davvero 5 minuti fa, quindi la prova vera e propria arriverà nei prossimi giorni. Presente di serie Facebook, presente Twitter, presente Skype, presente l'hotspot Wi-Fi, noi non abbiamo ancora installato nessun programma dal market, è proprio vergine il nostro telefono. Fotocamera, galleria, musica e video, web, una prova al volo, proviamo ad andare su telefonia.net. Sotto wifi la velocità è decisamente buona, anche il pinch to zoom come vedete è molto valido, forse qualche secondino di troppo a ricaricare la pagina ma davvero nulla di che. Proviamo a vedere la velocità della rotazione che mi sembra buona, proviamo il doppio tap, uno zoom praticamente immediato. Ecco, vi dicevo prima, se facciamo slittare il dito, come vedete, passiamo dalla schermata principale alle notifiche
alla schermata con tutti i programmi aperti. Se vogliamo chiudere qualcosa, teniamo premuto e possiamo chiudere man mano tutti i programmi, oppure passare al programma che più ci interessa. Qua sopra le notifiche rapide, possiamo accendere o spegnere le varie cose, possiamo anche andare a visualizzare e a cambiare di stato la disponibilità sui social piuttosto che sulle chat. In questo caso io ho inserito solamente per ora l'account di Facebook e come vedete la chat funziona perfettamente. Ripetiamo, dobbiamo slittare il dito per andare alla schermata principale. State sintonizzati su telefonino.net perché in questi giorni lo proveremo a fondo, faremo dei focus su questo telefono che purtroppo non vedrà mai la luce in Italia, ma che noi appassionati sicuramente sapremo dove recuperare. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.